Questo video illustra come realizzare un esperimento per la determinazione del calore specifico con interfaccia CLX. Per realizzare l'esperimento avete bisogno, oltre ovviamente del CLX, di una delle sonde di temperatura fornite col CLX stesso, un baker resistente alla temperatura, una sorgente di calore, un campione di materiale. Nel nostro caso abbiamo scelto un cubetto di alluminio di 3 cm di spigolo e di 71,5 g di massa. Avrete poi bisogno di una quantità molto ben misurata di acqua, preferibilmente distillata. Per misurare con cura la quantità di acqua suggeriamo di utilizzare una bilancia oppure una siringa. La procedura sperimentale è davvero elementare. Il campione, legato naturalmente con un filo per poterlo maneggiare, viene immerso nell'acqua e viene tutto portato ad ebollizione. Il campione verrà poi estratto dall'acqua bollente e portato nell'acqua a temperatura ambiente. Conoscendo la massa del campione, la massa d'acqua a temperatura ambiente e misurando la temperatura iniziale e la temperatura di equilibrio, è possibile calcolare il calore specifico del materiale. Tenete a portata di mano anche qualche foglio di carta assorbente. La formula in alto mette in formula appunto il nostro esperimento. Quando tuffiamo l'alluminio bollente nell'acqua a temperatura ambiente, dopo qualche istante si raggiunge una temperatura di equilibrio. L'alluminio si raffredda, l'acqua si riscalda. La stessa di quantità di calore ovviamente viene scambiata ed è rappresentata dai termini a destra e a sinistra dell'equazione. A sinistra vediamo che la delta T, cioè la differenza di temperatura dell'acqua, moltiplicata per il calore specifico dell'acqua, moltiplicata per la massa dell'acqua, è uguale alla differenza di temperatura dell'alluminio, che ovviamente si sarà raffreddato, per il calore specifico dell'alluminio, che è l'incognita che ci interessa, per la massa dell'alluminio. Possiamo riarrangiare i termini come si vede nella formula più in basso, dove abbiamo anche semplificato in quanto il calore specifico dell'acqua è assunto unitario. Il delta T dell'acqua sarà la differenza tra la temperatura iniziale e la temperatura finale, sarà positivo, mentre il delta T dell'alluminio, che va considerato in modulo naturalmente, sarà negativo, perché l'alluminio passerà da 100 gradi, temperatura del bagno di ebollizione, alla temperatura d'equilibrio. Predisporre il GLX per questo esperimento è veramente elementare. Accendiamo l'unità e semplicemente connettiamo a una delle due porte sul fianco una delle sonde di temperatura fornite. La frequenza di misura di default, 2 misure al secondo, va benissimo per questo esperimento. Mentre il nostro campione di alluminio è immerso nell'acqua bollente e lo lasciamo immerso alcuni minuti in modo che raggiunga tutto integralmente la temperatura di 100 gradi, immergiamo la sonda del GLX nell'acqua a temperatura ambiente. Data la sua massa estremamente modesta, in pochi istanti raggiungerà l'equilibrio. Eccoci alla realizzazione dell'esperimento vero e proprio. Cominciamo la raccolta dati premendo il tasto Raccogli sul GLX. Utilizzeremo tanto il campione quanto la sonda di temperatura per agitare l'acqua a temperatura ambiente in modo da facilitare lo scambio termico. Agendo rapidamente ma con attenzione, portiamo il campione bollente dal bagno caldo a quella a temperatura ambiente. Abbiamo appoggiato il baker a temperatura ambiente su un pezzo di polistirolo per limitare lo scambio termico con l'esterno, ma data l'elevata rapidità della sonda non è strettamente necessario, come non è necessario avere un recipiente isolato per condurre l'esperimento. Dopo circa 40 secondi di agitazione continua, interrompiamo la raccolta nuovamente con il tasto Raccogli e ci troveremo un grafico di questo tipo. Naturalmente la scala non è adatta a visualizzare il fenomeno che ci interessa, per cui premiamo F1 Autoscala.
nel grafico così scalato ci sono tutti gli elementi che ci interessano: la temperatura del bagno all'inizio, l'immersione del cubetto d'alluminio con un rapido riscaldamento, il successivo plateau alla temperatura di equilibrio. Quindi, per realizzare i nostri conti, non dobbiamo far altro che leggere qua la temperatura di equilibrio 31.1 gradi e, spostando più indietro il cursore, tenendo premuto va più veloce, la temperatura del bagno prima dell'immersione del cubetto caldo 26.2. Abbiamo messo i nostri risultati in un foglio elettronico per poter fare i calcoli più agevolmente. Con i dati così nudi e crudi abbiamo ottenuto un errore di appena l'1,7%, sicuramente anche un colpo di fortuna. È interessante notare, ed è possibile farlo col foglio elettronico, quanto la precisione dei vari parametri influenzi il risultato finale. Per esempio, noi abbiamo misurato la massa dell'alluminio con una bilancia pesa lettere con la risoluzione di 0,5 grammo. Se invece di 71,5 fosse 72, cosa più che possibile dato lo strumento utilizzato, otterremo un errore più piccolo. Similmente abbiamo utilizzato una siringa per misurare la quantità d'acqua. Sarebbe stato più preciso utilizzare una bilancia di precisione. Magari non erano 220 cm cubici, ma 215. Il foglio elettronico vi dà immediatamente un risultato interessante. Naturalmente il calore specifico che esce da queste formule è in calorie per grammo per grado ed è facile convertirlo, moltiplicando per 4,187, in joule per grammo per grado. Il valore accettato in questa unità di misura è 0,901. Per qualsiasi informazione contattateci. I nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.